Sono onorato di far parte del PISAI due volte, come studente e come docente. Ho studiato l'Islam, gli studi islamici, la teologia islamica in Algeria, a Costantina, poi alla Zaytuna di Tunisi, che è la più antica università islamica nel mondo. E poi ho fatto un secondo dottorato al PISAI sul dialogo interreligioso in Libano. Una battuta, si può dire che festeggiamo oggi 50 anni del trasferimento del PISAI da Tunisi. Anch'io ho fatto questo trasferimento. Una parte della Tunisia ha seguito il PISAI e ho quasi 50 anni. Dunque c'è una bella coincidenza in questo. E dunque mi capita di insegnare l'Islam ai cristiani, questo è il mio lavoro principale, al PISAI e alla Gregoriana, ma anche mi capita di insegnare il cristianesimo ai musulmani, ogni tanto. Per esempio andrò durante le vacanze di Pasqua a Parigi per insegnare un corso intensivo sulle religioni, in particolare il cristianesimo, per gli studenti che preparano il dottorato in un istituto islamico per la formazione dell'imam. E dunque vorrei anche, e non è la prima volta, ho fatto questo negli anni passati, quando era possibile, e vorrei condividere con voi alcune riflessioni. Il professor Hammer ha fatto un discorso molto importante su quello che si può chiamare una teologia islamica del cristianesimo. Come c'è anche una teologia cristiana dell'Islam, che fa parte della teologia cristiana delle religioni, come c'è una nascente teologia islamica delle religioni. E questo non è insegnare teologia cristiana, è diverso. Ma talvolta siamo costretti a iniziare, preparare gli studenti musulmani, prima di studiare le religioni, studiare una, direi, nuova teologia islamica del cristianesimo, una nuova interpretazione che prepara non solo sul piano teologico, ma anche sul piano spirituale e psicologico, direi, pedagogico, e anche, forse uso un termine cristiano, pastorale. Perché in questa maniera, quando insisto su un punto, che non c'è una unica visione, un unico approccio islamico verso le religioni, riconoscere la pluralità degli approcci, la diversità islamica interna verso l'altro religioso. Questo apre la porta a, diciamo, la diversità delle interpretazioni, tra cui una interpretazione proprio cristiana. Quando riconosco il pluralismo interno, questo mi permette di riconoscere l'altarità, la diversità esterna. E questo è fondamentale. Talvolta non abbiamo tempo sufficiente per fare un corso intero su questo tema, ma in questo caso cosa possiamo fare? E come fa anche il professor Hammer, cominciare dai punti più luminosi nel cristianesimo, nella teologia cristiana, i punti che possono suggerire, ispirare, far riflettere, aiutano lo studente musulmano a considerare e a studiare il cristianesimo seriamente.
E poi si può parlare forse anche della polemica, forse si può parlare, diciamo, delle divergenze, delle cose più difficili. Dunque, suscitare una curiosità, un rispetto, un apprezzamento, apprezzare l'altro, vedere il coraggio di vedere la verità, la bellezza e la bontà dell'altro. E non considerare questo atto come minaccia per la mia identità, perché la mia identità non è così fragile, non è così debole per non riconoscere la bellezza dell'altro. Ci sono anche alcuni valori e principi che mi aiutano a fare questo, sia nell'insegnamento dell'Islam, sia nell'insegnamento del cristianesimo. Il primo punto l'ho imparato da un grande studioso ebreo, Daniel Boyarin, di Berkeley University, un grande talmudista che ha insegnato alla Gregoriana e ho imparato molto da lui. Lui usa il termine la carità ermeneutica. La carità ermeneutica significa, almeno per il credente crede che l'autore del testo sacro sia divino, dunque saggio, e cerca l'armonia nel testo. Dunque c'è un atteggiamento positivo verso il testo. Ma non dobbiamo essere necessariamente credenti o appartenenti a quella tradizione per arrivare alla carità ermeneutica. Basta credere nella saggezza del credente. Dunque, credere che i cristiani non sono stupidi. I cristiani non sono scemi. Sono saggi. Sono creativi. Sono esseri umani. Questo sembra scontato. Siamo tutti esseri umani. È come se ci bisogna di ripeterlo. Dunque, credere che l'altro non è stupido, l'altro è sapiente, l'altro ha qualcosa da dirmi di Dio, può insegnarmi qualcosa di Dio, può essere una manifestazione di Dio per me. E questo è molto importante. C'è un altro punto importante, il concetto di patrimonio dell'umanità. Si parla dell'archeologia, dei siti archeologici, ma non si parla delle religioni e delle culture. Le religioni fanno parte di questo patrimonio universale dell'umanità. Il Corano non appartiene solamente ai musulmani, appartiene al mondo. La Bibbia non appartiene solamente agli ebrei oppure ai cristiani, ma appartiene anche ai musulmani e a tutto il mondo. E noi tutti abbiamo il diritto di studiare, di condividere, di discutere, di sviluppare un pensiero comune, discutibile, ma comunque comprensibile. Questo è molto importante, soprattutto nel campo degli studi coranici, oggi. Vedo che negli studi biblici troviamo cattolici, protestanti, ebrei, non credenti, tutti studiano la Bibbia insieme e condividono i risultati, discutono, e nessuno esclude l'altro da questa ricerca. E secondo me si può fare lo stesso per gli studi coranici. C'è un altro principio, che noi insegniamo le religioni in università religiose. E dobbiamo essere attenti all'educazione umana e al pastorale nei temi cristiani, che è un tema che mi piace, perché anche senza fare discorsi educativi, lo studio delle religioni, dell'Islam oppure del cristianesimo, non è solamente perché oggi si parla del terrorismo, oppure parla di sunniti sciiti, o si parla perché una bomba è scoppiata in qualche parte, oppure per le relazioni internazionali, oppure anche per lo studio della storia delle religioni. Secondo me, per le persone religiose c'è un punto importante,
è accettare l'altro come atto di liberazione e di purificazione. Può essere scioccante, può essere difficile, possiamo trovare resistenze profonde. È il momento giusto per liberarci da queste resistenze del subconscio. E questa è, diciamo, una conversione. Dunque lo studio della religione dell'altro è un'opportunità di conversione, di purificazione, di divinizzazione. E dunque non è marginale, non è periferica, non è diplomazia, è un atto religioso per eccellenza. Adesso vorrei dire due cose pratiche. Padre Tom Michel anni fa ha organizzato un incontro degli studiosi musulmani che insegnano nelle università cattoliche nell'America del Nord, che collaborano con i gesuiti. Secondo me, e questa è una grande opportunità, si può allargare questa esperienza, creare una federazione, una unione di tutti i professori musulmani che hanno un'esperienza nelle università cristiane, e creare una federazione, una unione di tutti gli istituti che insegnano la religione dell'altro, soprattutto tra musulmani e cristiani, anche ebrei. E questo lo vedo una sfida molto importante. Alla fine, per concludere, padre Lagarde ha parlato stamattina, padre Bormans ha parlato, Tom Michel e tanti altri. Sto studiando adesso l'opera di Michel Kuipers, un piccolo fratello di Gesù, che applica l'analisi retorica sul Corano. Io da musulmano ho visto persone cristiane nel nome dei valori cristiani, nel nome del cristianesimo. Studiano l'Islam in modo non solo obiettivo, sono in modo che pieno di rispetto, di amore. Io come musulmano, come posso ringraziarvi? Come posso ringraziare tutte queste persone? Secondo me l'unica risposta possibile, in arabo si dice wa ma jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan, l'unica, diciamo, risposta al bene non è altro che un altro bene, è di studiare e presentare l'Islam in modo obiettivo, in modo dialogico, in modo che aiuta i musulmani a apprezzare il cristianesimo come tale, come fede viva, come via verso Dio, come una esperienza religiosa autentica. E grazie.